una vita, che lottano per la dignità delle persone e dei popoli. Io mi chiamo Gigi Richetto, sono uno dei tanti del Movimento Montano Valsusino. Vorrei ringraziarvi per questa ospitalità, che è un segno di solidarietà per una lotta che non è localistica, ma che si batte per difendere l'ambiente, la democrazia e i valori della Costituzione. Siccome il tema di questo forum è l'informazione, noi abbiamo preparato un dossier che naturalmente non leggerò, è molto voluminoso, ne lascio uno per l'archivio dell'organizzazione e mi fermerò su alcuni punti che mi sembrano fondamentali per illustrare a chi ha sentito parlare di noi, del nostro movimento, per illustrare i passaggi che ci hanno fatto crescere, anche tribolare. Pensate che in questo momento ci sono 79 processi in atto contro di noi, 450 indagati. Io e mia moglie Maria siamo i genitori del maggiore imputato di questi processi. Siamo stati alla GAM qualche giorno fa e lì lei ci ha invitato e abbiamo accettato appunto volentieri di venire qui. Proprio perché l'informazione è decisiva, all'ingresso del corridoio, là in fondo, abbiamo portato del materiale che è per noi importante, facciamo circolare in tutta Italia. Questo è il calendario di Sara Giudora, che ha esce da molti anni e lo potete trovare sul tavolo dove abbiamo messo le nostre cose. È un po' la rassegna di quello che abbiamo fatto nel 2013, e così ci sono i giornali, c'è soprattutto questo libro che è un po' la preistoria del Movimento Nordano. È un libro dedicato a Gandhi e riporta la lezione di uno dei primi notabili, che era Achille Croce, un operaio autodidatta della Monzenese di Condor, oggi Verte, che fu la prima fabbrica nel mondo a votare un ordine del giorno contro la produzione di armi negli anni 70. Nella seconda parte di questa lezione su Gandhi, che lui tenne sul mio invito nel liceo di Susa, c'è una rassegna fotografica e anche di documenti inediti del Consiglio di Fabbrica e del gruppo Valsusino di Azione Non Violenta, che aveva tra i suoi fondatori, oltre che Achille Croce, Don Giuseppe Biglongo, fondatore di Dialogo in Valle, e anche Alberto Perino. Qui c'è una foto che lo ritrae nel gruppo da piccolo, quando aveva ancora i pantaloni corti, ma è sempre Alberto Perino che è uno dei protagonisti del Movimento Lottato. Non dico leader perché non ci sono leader. E una delle cose su cui noi insistiamo quando facciamo le nostre manifestazioni, invitando anche alla vigilanza contro le infiltrazioni, è sempre questa. Citiamo Gandhi, ognuno di noi marcia come un generale e come un soldato. Le due cose non devono mai essere divise. Tra le altre cose che abbiamo messo, so già che mia moglie non parlerà perché scrive molto, nel dossier vedrete molte delle sue lettere, ma non ha voglia di parlare. Questa è una favola che ha scritto per i bambini nel 2005, quando nacquero i primi presidi, nel giugno del 2005. E alla seconda edizione è stata tradotta anche in quattro lingue. C'è una piccola didascalia in piemontese, la storia vedeva, fa piacere con te, la che la punto, e racconta come è nato questo movimento notato. Poi, e mi ha detto di salutarvi perché è stato anch'io, sono cresciuto con Nigrizia, e da piccolo ho aperto gli occhi sul mondo grazie a Nigrizia. Oggi seguo ancora, mi sono consolata, e quello che fate voi. E tra gli abbonati di Nigrizia c'è Mario Cavalli, Mariolino lo chiamiamo noi, che è il presidente della Pronatura Piemonte, che è stato recentemente denunciato dal procuratore allarme perché aveva spiegato come stavano le cose rispetto al disastro ambientale che hanno combinato in Clarea.
Clarea è una bellissima valle che io vi invito a visitare, era, ma lo ritornerà. E lui poi vi spiegherà cos'è che stanno facendo per contrastare questo disastro. Comunque lì c'erano degli alberi secolari che risalivano prima della rivoluzione francese, dei castagni. 5.000 di questi alberi sono stati abbattuti. Quest'anno, nell'estate, Paolo è partito per Roma e ha portato un tronchetto da Clarea al Presidente della Repubblica, al Presidente della Camera, Presidente della Repubblica e della Camera, dai quali noi attendiamo ancora ascolto, perché abbiamo scritto una lettera firmata dalle madri valsugine e probabilmente Napolitano era ancora impegnato a preparare il suo discorso per Rimini, per Comunione e Liberazione, o probabilmente era impegnato a preparare altri inciuci delle varie intese che ci avrebbero propinato dopo. Non ha mai trovato il tempo per occuparsi della Valle di Susa, ma noi abbiamo portato anche il tronchetto di Allantarea perché resti lì a fargli pensare, se pensa qualche volta, talvolta pensa, talvolta. Poi abbiamo scritto la Boldrini, questa giovane che si interessa degli aiuti mondiali, ma non si accorge che c'è una guerra non dichiarata contro un pezzo del territorio nazionale, perché noi siamo considerati come extracomunitari, noi che abbiamo una storia millenaria. Diceva Nino Costa, il poeta piemontese, che se ne intendeva della Valle di Susa perché su Genebri morì suo figlio partigiano, diceva a proposito della Valle di Susa: «Massa Val Susa dur come il martello, duri come l'acciaio». Se ne sono accorti perché vent'anni, più di vent'anni che resistiamo e non moleremo. E le donne del movimento sono anche tutte terminate di noi. Noi oggi vi parleremo di un pezzo del movimento Notav. Soprattutto io vorrei insistere sul valore di una componente, che è quella dei cattolici per la vita della valle e del gruppo Pace Val Susa, di cui facciamo parte, che ha eretto ad esempio all'interno dell'area che sarebbe diventata questo finto cantiere, perché fanno finta di scavare, gli operai si mettono in movimento quando si vedono arrivare le reti, ma non crediate che lavorano 24 ore su 24, è tutta una battaglia mediatica ipocrita, non stanno andando avanti un bel niente. Perché la nostra battaglia è così determinata e decisa? E perché abbiamo eretto un pilone, poi là sul tavolo all'ingresso vedrete abbiamo anche portato le cartoline di com'era questo pilone, nel pilone votivo abbiamo inserito una copia del Veni Creator. Io sono stato intervistato, è stata una settimana con noi, poi ci ho fatto un servizio pittoresco come sanno fare gli americani, qui ci sarebbe da parlare dei giorni. Un giornalista del Wall Street Journal, che poi mi ha dipinto come uno sciamano, spero che non usciate di qua con questa, con tutto rispetto per gli sciamani che sono più seri dei nostri presidenti della Repubblica. Però questo giornalista non ha capito lo spirito anche della nostra lotta. E noi l'abbiamo portato lì, questo pilone dove noi abbiamo murato all'interno una copia del Veni Creator. Perché quando ci troviamo lì, ci trovavamo lì, perché adesso questo pilone è stato spostato, avete presente quando trasferiscono le opere d'arte, le imballano per mandarle oltreoceano, lì l'hanno spostato di un centinaio di metri e l'hanno messo sotto i piloni dell'autostrada, trattandosi di un pilone, hanno cercato altri piloni per apparentarli. Ma perché i Beni Creati? Perché noi quando ci troviamo lì, prima invochiamo lo spirito, quello spirito che ci permette di evitare tutti i pericoli. Poi leggiamo una pagina del Vangelo del giorno, poi esprimiamo liberamente quelle che sono le nostre preoccupazioni, i nostri desideri, e infine chiudiamo con la recita del Padre Nostro stringendoci la mano in cerchio. L'ultima volta che sono stato lì, a questo pilone, prima che lo spostassero e cercassero di oscurarlo, su questo pilone c'è disegnata la Madonna del Rocciameone,
c'è San Michele, perché siamo sulla via Francigena, sacra di San Michele, sapete cos'è? C'è Francesco d'Assisi e c'è la Maddalena, la madre degli apostoli, come viene considerata, perché ha permesso poi di divulgare il Vangelo, eccetera, dopo la resurrezione. Comunque, l'ultima volta che sono stato lì era con Turi, che forse conoscete, perché il protagonista si materializza al nostro fianco quando è necessario, poi si sposta in Sicilia, poi dove è necessaria la lotta antimilitarista, eccetera. Turi è di casa in Valle di Susa, cittadino onorario, preso anche le botte, quindi diciamo che c'è una fratellanza anche di botte, oltre che di programmi. E l'ultima volta sono andato di notte insieme a Elisio Croce, che tra l'altro troverete in questo libro su Gandhi, perché era nel consiglio di fabbrica quando votarono quell'ordine del giorno contro la produzione di armi, e riuscimmo a convincere Turi a scendere dal traliccio, perché i tralicci sono pericolosi. Voi sapete la storia di Luca Bardo, ve la riassumo perché ha fatto il giro d'Italia. Tra l'altro il gruppo dei cattolici, io non so se è il miracolo cosa sia, quella sera in cui fu ricoverato, quel mattino anzi, alla sera il gruppo andò davanti all'ospedale CTO e fece una veglia di preghiera per chiedere che venisse salvato questo anarchico insurrezionalista. È perché la cosa bella del nostro movimento è che va dall'anarco insurrezionalismo ai cattolici e riusciamo a convivere sempre e a fare le scelte comuni rispettando i punti di vista di tutti. Ebbene, l'ultima volta al Pilone, dopo che Turi era sceso, contrattammo con i capi della Digos e della Questura di poter pregare al Pilone. C'ero io, Turi e Elisio Croce. Fu l'ultima volta in cui aprimmo la Bibbia insieme, ma sicuri di ritornare, che non ci avrebbero fermati. Poi il Turi è andato caldo, infreddolito, perché era stato tutta la notte con una coperta sulle spalle in punta a questo traliccio. Allora, questo è un pezzo della storia che vi spiega perché noi resistiamo. C'è una grande fede, una grande speranza. In questo dossier che vi ho dato, che poi potete consultare, inizia con le petizioni dei medici. Ci sono oltre 300 medici in Valle di Susa che hanno mandato già nel 2004 una petizione al Parlamento europeo, poi nel 2007 noi raccogliamo ancora 32.000 firme ai mercati, nei paesi, li portavamo a Strasburgo. Ma questi medici, che in pratica erano la pattuglia più consapevole, perché a contatto con la malattia, furono i primi a svelare, a denunciare il pericolo dell'amianto e dell'uranio dentro le nostre montagne. Voi sapete, il professor Zucchetti è politico di Torino, è anche figlio d'arte, perché già suo padre 40 anni fa aveva fatto gli studi in Valle di Susa, che la Valle di Susa, in particolare dove adesso vorrebbero aprire il tunnel geognostico, è ricchissima di uranio, pericolosissimo, e tutta la nostra montagna, sia sul versante orografico di destra che di sinistra, è piena di amianto. Quel cantiere dove vorrebbero aprire il famoso tunnel, la stazione internazionale di Susa, no? Lì i primi 600 metri sono tutto amianto. Io queste cose le ho denunciate l'8 luglio in piazza Vittorio, Torino, e le ho ancora ribadite a Susa il 5 ottobre di quest'anno con Henry De Luca, che era venuto a fare una conferenza sulla custodia della terra nella scrittura sacra. E ho invocato il principio di precauzione. Noi abbiamo il processo che è appena terminato o quasi terminato dell'Ethernet. Sappiamo che cosa significa. Allora perché dobbiamo aspettare che vada avanti questo massacro della popolazione civile? Come è possibile accettare, sapendo scientificamente che cosa significa l'amianto, che cosa significa l'uranio? La Valle di Susa è già troppo infrastrutturata. Ci sono due statali, c'è l'autostrada, c'è una linea ferroviaria che lavora al 30% delle sue possibilità.
La linea internazionale Torino-Lione c'è già. Oggi, fortunatamente, qualcuno sembra aprire gli occhi. E aprendo gli occhi ha indagato questo commissario Virano, l'architetto legionario, che ha preso anche la Legion d'Onore dalla Francia. Indagato per aver nascosto la documentazione a un consigliere di minoranza del Movimento Notar, che è Alberto Veggio, che insieme a Mario Cavagna è stato uno dei promotori più importanti di questa denuncia. La Procura di Torino guarda da un'altra parte, si dedica soltanto a organizzare i processi contro questi cattivoni dei notar. Ma da che parte sta la violenza? Qui parliamo dell'informazione. Il 1 ottobre sul Fatto Quotidiano uscì un articolo di Furio Colombo dal titolo La Valle di Susa fra due minacce. Furio Colombo è un giornalista attento e intelligente che io continuo a stimare. Quell'articolo finiva augurandosi che nascesse anche in Valle di Susa una specie di Gandhi che controllasse il movimento, non gli lasciasse fare certe cose, eccetera, eccetera. Io scrissi al Fatto Quotidiano un articolo intitolato Il senso del limite. Se me lo concedete, ve lo leggo perché è brevissimo e così mi risparmia qualche amnesia, perché insomma il movimento non è fatto di gente perfetta, come vi sarete accorti. Un momento di sospanno lo trovo. Ottobre. Dice così: ho letto con interesse, come sempre, la riflessione di Furio Colombo, che si conclude con l'attesa di un leader non violento per salvare la valle. Rendiamoci conto che qui la vera minaccia verso la valle e verso tutto il paese è una sola. Si vuol zittire definitivamente, con ogni sorta di provocazioni, una comunità che resiste pazientemente per difendere la sua dignità e la vera democrazia, che è partecipazione. Questo fa paura ai poteri forti. Tutto vero e inquietante il panorama della militarizzazione crescente per avallare un'opera inutile e devastante, quando la ferrovia internazionale c'è già ed è utilizzata a meno di un terzo delle sue possibilità. Un fatto grande come una casa, anzi come un'intera vallata, varrebbe la pena sottolineare. Da più di 20 anni la Valle di Susa resiste con pacifica determinazione a ogni tipo di violenze commesse nei suoi confronti dai poteri economici, politici e mediatici. Si hanno incendiato i presidi, l'ultimo 2 novembre il presidio di Vai. L'altro giorno, perché siamo anche dei burloni, abbiamo organizzato una bagna calda il 1 dicembre, circa 200 persone, abbiamo raccolto 1.800 euro, da Padova Radio Gamma è venuto e si hanno portato 1.000 euro, stiamo già raccogliendo i fondi. Ma non vi chiedo fondi per il presidio di Vai, vi chiedo piuttosto di firmare una petizione dove noi di Trigetta la vede, però dove noi, chi la firma dice siamo colpevoli di voler difendere l'ambiente, la Costituzione e queste cose. Comunque continuo, ci hanno incendiato i presidi, massacrati di botte. In questo dossier voi vedrete le foto di Nicoletta Dosio, che erano un'insegnante del liceo dove insegnavo anch'io, prima ho fatto il ferrovia. Quindi per questo vi parlo tanto anche di ferrovia, però avevo finito facendo un insegnante di storia e filosofia. E poi mi hanno anche tirato in mezzo quando c'era da fare le lezioni di filosofia resistente dopo lo sgombro della Maddalena, ma questo è un altro partito, se vi interessa vi spiegherò perché ci siamo occupati di filosofia, anzi ve lo dico, perché nella nostra valle è passato Erasmo da Rotterdam. E ha preso la laurea in teologia a Torino, ma passando il corso di muro per scrivere L'Oso della Follia si è ispirato alle nostre montagne. Passato anche Giordano Bruno, un po' di eroici furore ce li ha lasciati. Sempre follia. Comunque ci hanno massacrati di botte. Nicoletta Dosio l'ha spezzato il naso nel 2005. Marinella, una venditrice ambulante, mite, l'hanno massacrata di botte in una vigna, l'hanno insieme a Simone, che era quasi in fin di vita, perché ci eravamo opposti alle trivellazioni, campioni che stavano facendo nei pressi di Susa. Sono state inseguite queste donne, questi ragazzi, nelle vigne, lei è caduta nel fango, pioveva in quei giorni,
non si sono fermati, gli animali si fermano, questi non si fermano neanche a questo. Ci sono le foto di chi fa la violenza, andate a vederle. Siamo stati gasati con armi chimiche proibite. Io oggi qui sono in missione, è un po' paradossale, non essere in missione dei missionari, non mi era mai capitato. Ma sono in missione perché lancio un appello e qui c'è chi può già rispondermi. L'altra settimana è venuta Cecilia Strada con Emergency e ha già detto che sono disposti ad aiutarci. Vogliamo fare un convegno nazionale contro l'impiego dei gas CS, che sapete che sono dei gas che sono stati impiegati. Guardate che quelli che li hanno impiegati, qualcuno si vantava e diceva nelle vigne lì della Maddalena, che tra l'altro dove ci sono viti pregiatissime, il vino del ghiaccio, ma non solo, la vanà, no? Infatti la strada lì, quelli che hanno fatto queste azioni con le armi chimiche proibite dalle convenzioni internazionali si vantavano, dice, qui per 10 anni non potranno fare niente. Questo è come si vantano, questi sono quelli che Maroni chiamava i professionisti della legalità, che io chiamo i professionisti della criminalità organizzata. Criminalità organizzata. Usano questi gas, li sparano ad altezza d'uomo. Io qui ho lasciato sul tavolo, andatelo a vedere, solo Liberazione ha avuto questo coraggio. E poi forse un articolo del manifesto, ma non approfondirlo. Liberazione del 24 novembre 2011. Carlo Gubitosa spiega cos'è stato architettato dall'interno della redazione della Stampa, da quel Massimo Numa e dal server della Stampa. Io quest'estate sono stato con Giovanni Righetti dall'Ordine dei giornalisti di Torino, stiamo ancora aspettando risposta. Perché abbiamo chiesto che venissero presi dei provvedimenti disciplinari contro questo veninaro della questura e che si spaccia di essere un giornalista. Sapete cos'era successo? Che avevano sparato un candelotto in faccia di un fotografo, questo era sfigurato, per mesi non ha potuto mangiare. Dal server della Stampa parte l'invito a questo qui di dire che era caduto e si era fatto male da solo. Allora questa cosa l'abbiamo ricostruita perché anche noi abbiamo gente esperta in informatica, io non sono uno di questi, ma penso che sia importante e queste conoscenze sono fondamentali. E siamo risaliti alla fonte di questo depistaggio, ecco l'importanza delle informazioni, come viene pilotato. E cosa è successo? È successo che adesso sono in grande difficoltà, ma noi aspettiamo perché abbiamo avuto un incontro con il Presidente e il vicepresidente dell'Ordine dei giornalisti quest'estate e stiamo aspettando che prendano provvedimenti che lo sbattano fuori dall'Ordine dei giornalisti, perché è una vergogna avere sulla Stampa, non parliamo per Repubblica, fa anche la sua parte di disinformazione, ma la Stampa in particolare. Queste sono le centrali dei poteri forti. Finisco perché sapevo già che mi disperdevo. Gasati con armi chimiche proibite dalle convenzioni internazionali, gettati in carcere o confinati domiciliari, non parliamo di cose di famiglia, imputandosi provocazioni di ogni tipo. E sempre abbiamo risposto ragionando, portando argomenti e cifre, documentando in convegni e piazze credite con marce e digiuni, financo con preghiere, quanto ci tenessimo la nostra terra. Ogni volta abbiamo confermato con parole, scritti e comportamenti la dignità di un popolo che si richiama ai valori della Costituzione, che vorrebbe vedere realizzate la nostra volta. Dopo la notte di Venaro, la notte delle infamie, nel dossier sono documentate, abbiamo fatto un libro bianco, gente pacifica che dormiva su quel prato per difenderlo dall'inizio dei lavori, venne aggredita da uomini comandati dal vicequestore Sanna, che abbiamo anche ritratto, poi ha fatto carriera. È come quelli che hanno fatto carriera dopo Genova nel 2001. Non è un caso che Heidi Giuliani venga a marciare con noi tutte le volte, sul calendario la vedrete. È dietro uno striscione con Nicoletta D'Ogio e lo striscione recita "La lotta non ha età". La lotta non ha età. Bene, allora che cosa è successo? La difesa della Costituzione. Vi dicevo che dopo la notte delle infamie di Venaus, noi come rispondemmo? Con la Liberazione di Venaus l'8 dicembre. Infatti per noi l'8 dicembre è l'immacolata insurrezione.
Ci riprendemmo pacificamente in 30.000 quei terreni. L'8 dicembre per noi valsusini è una data storica, difatti io stasera dovrei rientrare in tempo per partecipare con Andy alla commemorazione del giuramento della Garda. L'8 dicembre del 43 si formarono le prime formazioni partigiane in questa frazione sopra San Giorgio. E ci darei molto a poter rientrare, non c'è la media, poi siamo buona compagnia, voi siete stati disponibili a farci parlare subito. Ma questa è la cosa importante che volevo dirvi. Come abbiamo risposto? Abbiamo risposto organizzando un convegno itinerante, Bassomeglia, Susa, Bussoleno e Condove. Pensate, il 6 ci picchiano, 6 dicembre. L'8 dicembre facciamo la liberazione di Venaus. Il 12 organizziamo questo convegno itinerante intitolato presidiare la democrazia e realizzare la Costituzione. Tra i relatori a Bardonecchia c'era forse il più grande filosofo italiano vivente, che è mancato qualche giorno fa, Costanzo Prete. È venuto. Nel dossier vedete anche la sua relazione, perché ho lasciato un fascicolo degli atti per convegno, a parlare delle origini della democrazia greca. Così rispondiamo noi, alzando il tiro sul piano culturale e spirituale, e non con la violenza. Quello che fa paura a loro non sono le scaramucce attorno alle reti, fa paura a loro la pacifica determinazione di questo movimento che tutte le volte che è provocato alza il tiro sul piano della cultura, non sul piano della violenza. I bambini molto arrabbiati di Mario, perché quel presidio era il presidio dove veniva Babbo Natale, dove io il martedì sera ad esempio facevo anche le lezioni di filosofia. Ma a parte questo, per i bambini non erano le lezioni di filosofia, era vedersi bruciare il presidio dove sarebbe arrivato Babbo Natale. Adesso lo stiamo ricostruendo, per Natale ci sarà un modo. Ma sono sfilati dietro l'ostensione: non brucerete i nostri cuori, non brucerete i nostri cuori, e hanno interpretato la forza di tutto il movimento. Finisco qui. Ora che aumenta la voragine del debito pubblico, l'attacco allo Stato sociale, che si avvicina il fallimento anche sul piano giudiziario, vedi Mugello, la Lorenzetti, le primarie del PD le fanno in carcere questi qui, del modello TAP, sale la pressione mediatica e la parallela repressione giudiziaria nei confronti del popolo notaio, colpevoli di procedere ai legati alle menzogne. Non è questa commessa contro di noi la vera violenza? Si è concluso di recente il processo per le morti d'amianto. Perché deve iniziare lo sventramento delle nostre montagne, nelle quali è certificata scientificamente la copiosa presenza di amianto e uranio? Non vale forse nella comunità scientifica il principio di precauzione? Qual è il limite scientifico e democratico che non deve essere superato? Dobbiamo attendere altri morti come all'Eterni? Dobbiamo rassegnarci alla scomparsa delle risorse idriche come in Toscana e attendere processi postumi che non risaneranno più niente di un territorio devastato e compromesso per noi e per le future generazioni? Dove sta la violenza? Chi la compie e la programma nel silenzio omertoso? Qui non è un leader che può cambiare rotta, scrivevo a Curio Colombo, ad un popolo che continua a camminare sulla via maestra dell'opposizione. A Torino, l'8 luglio, io finì quell'intervento ricordando il padre Michele Pellegrino. Il potere e il servizio, diaconia, questi sono dei furfanti, non sono il servizio del popolo. Per questo sono illegittimi, non sono nei confronti della Valle di Susa. Qui è la classe politica che deve guardarsi dentro, rivedere scelte sbagliate, avere il coraggio di dialogare. Avrete sentito Nanni Saglio, a marzo del 2012 abbiamo fatto un'iniziativa in Piazza Castello, ascoltatevi, era intitolata. Abbiamo digiunato a turno, perché io non sono un tipo che digiuna anche un giorno, non sono Achille Croce. Comunque a turno abbiamo digiunato per 15 giorni,
Avete visto voi un amministratore della città di Torino, la città più indebitata d'Italia, più inquinata d'Europa, venire a vedere cos'era la nostra difesa dell'ambiente e della democrazia? Sono venute le scuole del sud, sono venuti gli extracomunitari a portarci solidarietà. E qualche torinese, sì, qualche torinese che sta prendendo coscienza o che frequenta il Sereno Renzi. Io concludo. Concludo, visto che la nostra valle è una valle di storia, con le cose che ho ricordato anche la sera che ho presentato l'erede Luca Sulla. Voi sapete che alle chiuse di San Michele, qui è ambientata la tragedia d'Elchi del Manzoni, ci fu lo scontro decisivo tra Franchi e Longobardi. In un dialogo, mi pare nel quinto atto, si parla che la legge della storia è questa: o fai torto o lo pacisci. Ecco, noi come movimento Lottar non vogliamo far torto a nessuno, ma non vogliamo patire dei torti. Grazie.